Buongiorno ragazzi, sicuramente avrete capito, tutti scombinati. Siamo alla metro, stiamo andando a Piazza degli Eroi. Io ho preso il primo strudel ungherese. E ha detto che ci ciliegia. Com'è? La pasta di roba salata. Com'è Simo? Da qua, qua è dove stanno i mercatini del Natale, qua ci sta Zielinski, no, per arrivare Osokte. Siamo arrivati ad Osokte. Siamo arrivati, siamo scesi a Osokte e siamo arrivati alla Piazza degli Eroi, che è questa qua, che inizia là, e fa tutto così. Ed è dedicata a tutti gli eroi, quindi è un monumento molto importante. Qui c'è il fiocchettino vicino all'ombrello. Guardate come sono fighi. Ci sono scritti anche i nomi, non fanno anche i figli e i figliastri. C'è Elod, ci sta la buba in persona. Vabbè, non li vediamo tutti quanti, però ci stanno un sacco di nomi. Quanto è alto, ragazzi, questo obelisco? 7-8 metri. Con tutti i bambini. Saranno 30 metri. 30-35 secondo me. Riccardo, mi vuoi dire se sono colonne doriche, ioniche, corinzie? Me lo sai dire? No, non questa. Devi guardare il capitello di quella. Lo sai dire? Un capitello saccimoni. Cosa? Vuoi un altro capitello tu? No, non voglio dire nessun capitello. Comunque ragazzi, non sappiamo che capitello è. Dove sei il castello di Piedino? No, ti prego, dimmi che mi stai parendo addosso. Ragazzi, siamo arrivati al castello di Valle un'altra Alvona. Così. Come si chiama? Escinato. Voda. Voda. Vada. Vana. Non mi ricordo. Coca-Cola. Come vogliamo? Voda. Qua è tutto molto ancora Halloween time. Chica, ma qua piove sempre. Vediamo se fa. Valle. Lì dietro abbiamo il castello di Escinato. Voda. Che assomiglia molto al castello di Dracula, amici. Guardate quanto è bello. Siamo saliti solo al castello, abbiamo pagato 400 shilling ungheresi, cioè circa 1,20 euro. È un po' un pacco, cioè non vale la pena, perché comunque si sale soltanto fino a questa parte qua. Però non potevamo fare altrimenti, perché era l'unica parte aperta al momento. L'intero giro del castello costava 1,600 per gli studenti, 800, quindi soltanto il doppio. Però te lo vedevi tutto, però è chiuso, quindi noi abbiamo visto un qualcosina. E se i guaglioni si fanno come la sfavegatura. Oh! Ah, Riccardo, ti sei sporcato tutto il naso, complimenti. Quanti anni hai? 10. Mordi. Aspetta nella panna. Recensione da 1 a 10. Molto buono, uno dei migliori che abbia mai mangiato. Voto? 10. Da 1 a 10. 7. 4. Com'è? Se metto il dito vi ho qualche malattia. Ragazzi, siamo entrati nello zoo di Budapest. Personalmente sono molto incazzato. Si sono fatti 1000 fiorini. Noi avevamo la carta dello studente, bella bella. E invece loro prendono una carta che non ho mai visto nella mia vita. Quindi siamo presi un pochino a fa che fa con la tizia, però. Cara, te lo sei meritato. E meno male che è una ragazza, che giustamente facciamo sempre i signori. Però mi ha fatto proprio spostare tutto. Thank you, va a Massor. Comunque questo è lo zoo. E niente, godiamoci, nonostante gli ungheresi siano dei pezzi di... Ci sono i fish. Vai, lancia una pietra, facci koi. Sta andando nel covo, guarda. Nella koi caverna. Ragazzi, sono pronti per vedere la lontra. La lontra. Ma non c'è. Vai Ricca, cammina. Credo in te. Questi qua hanno fatto il giro, hanno messo il piede di lato. Possiamo anche tornare lì. Poi, ma sei avuto Arzan in due zone, non so. Guarda là, va. Ma dove è calore? Ha un lucertolone. Aiuto, mia sorella. Dov'è? Scusa. Human Safari. Oh, bambino. Oddio, fa impressione. Piccolino.
vieni qua, piccole. È della famiglia dei piranha, voglio questo, per forza. Ciao fish. Stiamo entrando qui dentro. Adesso pellicani? Ci siamo? Speriamo che non si appanna. Abbiamo appena finito di vedere la zona tropicale, è stata bellissima. Non ho ripreso tutto perché dai. Cioè si appanna tutto. Guarda, bucchina, però vai. Ecco qua. Poco dai. Mi fai salutare YouTube Italia. Vai. Ciao mamma. Ciao. Ciao mamma. Chi vuoi salutare? Qualche youtuber? Saluto San Marchigiano. San Marchigiano. Sto contenta per far sta sfilata. Quanto è bello questo coccodrillo, incredibile. Non si vedeva, ci sta una cosa immensa solo per lui. Si nasconde, si mimetizza lì. Salutiamo il coccodrillo. Anche molto bella anche la struttura di questo. Sta di legno. No, non penso. Oh 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 oh. Gioco. Dobbiamo uscire dall'altro. Vieni qua, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni qua, vieni, perché non vieni? Niente, ciao, addio. Ma allora sei infame. Oh, 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 che sta succedendo? Che bel colore c'ha questo. Pipistrelli, aiuto. Io entro. Porco gaming. No, no, io entro lo stesso. Mantieni la porta. Simone, sei pazzo! Questi volano, attenzione! Oddio, c'è un topo! Guarda, andava verso destra. C'è di qua, lo trovo. Ah! Frate, mi ha attaccato il topo! Ma che? Ma che cosa? Le scimmie, le scimmie! Oh 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 oh! Ma quello è un falco, che cos'è enorme? Ma che fuoco amico, fuoco soppressione! Ah, ma si! Oh! Dai, dai, vieni qua! Dai, scendi un po', dai, fatti vedere di più! Ah, ma non può scendere evidentemente! A dove vuoi scendere la fine? Shaming! Ah, ci sta chiamando per venire qua un pellegrino. Il contatto. Guarda che sta! Amici, scendete, scendi giù! Scendi qua! Oddio! Che volo! Ho visto l'orso volare e anche le foghine che stanno qui dietro. Quale animale ti piace di più al momento? A me. Polavera. Ma un coppo ci sta niente. Guarda, immagino. Posso bestemmiare. Un docca. Quanti ne stanno? Poi? Io voglio tu. Ma tesoro. Ecco qua. Guarda là, guarda che possenza. No, Simo, non so chi mi ricorda. Abbiamo mangiato uno Snickers per il prezzo di 170 corone, quindi poco più di 50 centesimi. Ci apprestiamo a finire lo zoo. Ci manca ancora l'orso bruno, i leoni, però sembra che i leoni non ci stanno. Comunque siamo ancora un quarto dello zoo. Molto grande, molto bello, ci sta piacendo. Abbiamo camminato molto e dobbiamo anche andare alle terme di Scesni, vuol dire la Juventus. Il Torco Sports.
Beccuccio. Qua sotto sta il leone maschio. Poverini, guarda, sta piangendo così. Diego, era la chat. Paranus comodono famiglia. Timone e Pumba. Devo di Pumba. Ma andavano in italiano, non in spagnolo. Si va a fare la foto. Poi abbiamo la bocca labbra, guarda. Ma i ippopotami sono uno fra i 10 animali più intelligenti al mondo, eh? Sei brutto, abbiamo capito. Ci fanno un morso, ci posso. Shaming. Perché sta Ganesh. No, allora, io lo vedo dalle orecchie. L'elefante indiano ha le orecchie più piccole dell'elefante africano, che ha molto più grandi. Mi serve qualcosa a freddo. Ecco qua. Ciao. Ciao amici, ciao YouTube. Ciao. Io lo potrei anche quasi toccare, però non lo so. Che casino fai quando mangi? È impossibile vederlo in poco tempo in mente, sto coso. Ma che puzza sembra. Puzza di merda. Immagini, immagini. Oh, c'è un problema. Guardami, 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 guardami. Aspettando la fermata? Sì, eh? Sì, sì. Perché mi faccio sempre prendere la mano? Sì, è preso. C'ha la foca. Stile, fra bello, grazie. Questo è lo shop. Un sacco di pupazzi, onestamente, 15 euro non le posso spendere. And this is the situation. Danny, pezza coscia. Oh, mi sto bloccando. Shh, vai giù, madonna.